si è tenuta nell'aula dell'Assemblea legislativa la commemorazione di Giacomo Maccheroni, presidente del Consiglio regionale dal 1983 al 1987, scomparso nei giorni scorsi. Nell'introdurre la commemorazione, il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha ricordato con commozione la figura di Maccheroni, terzo presidente del Consiglio regionale dalla sua costituzione nel 1975. Ho voluto ricordare il terzo presidente dell'Assemblea legislativa, c'è un filo rosso che unisce il nostro impegno e penso che la memoria, il ricordo, le iniziative che sono state messe in campo da Giacomo Maccheroni come presidente dell'Assemblea legislativa meritasse un momento come questo insieme al figlio Sandro, insieme alla comunità di Pontedera. Noi abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto due questioni. La prima, cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. E la seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e i ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. E nell'ultima nostra chiacchierata mi ha proprio detto: invitate le scuole a venire nel palazzo, andate nelle scuole, alle ragazze e ragazzi fate capire che esiste buona politica e che la buona politica è fatta dalle persone. E quindi per questo ho voluto omaggiare il presidente Maccheroni e salutarlo per l'ultima volta anche nella sua aula che ha presieduto per tanti anni. Alla commemorazione sono intervenuti il figlio di Giacomo Maccheroni, Sandro, la vice sindaca di Pontedera, Carla Cocilova, e Michele Quirici, che ha raccolto e pubblicato le memorie degli anni di impegno nelle istituzioni di Maccheroni. Frequentavo l'Istituto Tecnico per Geometri di Pisa e fummo proprio la prima classe, invitò noi e mi ricordo, io c'ero già stato perché ogni tanto, come ho detto, babbo mi invitava, venivo un giorno, stavo insieme a lui, no? Questo palazzo bellissimo, poi Firenze, no? Facevo un giro da solo per Firenze e poi non andavo a scuola per un giorno, insomma, era sempre e niente. E quindi questa cosa qui, chi incontro ancora di compagni di classe di allora si ricordano proprio di questa giornata, anche perché questo fatto di donare il Pegaso, no? Quindi si sono portati dietro una cosa concreta che hanno conservato e quindi è stata una cosa importante. Mi ricordo ci portò dentro il Consiglio, la sala del Consiglio, il suo ufficio, fece proprio da cicerone, ma lui personalmente, gli piaceva tanto stare con i ragazzi e sentire poi anche le impressioni, no? Mio nonno aveva una falegnameria a Pontedera, facevano gli infissi, stringo il più possibile, e a 14-15 anni, dopo appunto le scuole medie, babbo fu invitato da suo padre e suo fratello e suo zio a iniziare l'attività in falegnameria, ma lui, come si dice a Pontedera, proprio non era buono, non gli riusciva, e però parallelamente cominciò a frequentare tutte le sezioni del partito, tant'è che lo mandavano in giro con la lambretta già a 16-17 anni a portare, no, in giro i documenti per le varie sedi, e lì cominciò a prendere la passione e la voglia di ascoltare e di intervenire anche alle varie assemblee che c'erano. Infatti, come ha ricordato il presidente, a poco più di 20 anni era presidente dell'ospedale di Pontedera, e poi babbo è stato riconosciuto tanto nel 66 per l'alluvione, ha fatto tantissimo, era il ponte che legava la proprietà della Piaggio a tutti i dipendenti, a tutta Pontedera, sembrava la volessero riportare a Genova, quindi insomma momenti concitati. Io ho sempre visto babbo legato alla politica, ma come ricordavano anche dopo la sua chiusura dei rapporti col Parlamento, ha continuato sempre a lavorare diciamo, a dare consigli, anche perché gli venivano chiesti da tutti i sindaci che abbiamo conosciuto, quindi fino in fondo, sì. E devo dire che ha lottato tanto anche fisicamente prima di abbandonarci, ecco. Era proprio un guerriero, è stato un guerriero fino in fondo. È stato un grande onore essere qua in rappresentanza dell'amministrazione comunale della città di Pontedera per questo momento di ricordo di Giacomo Maccheroni organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, di cui lui è stato presidente. Dopo una carriera istituzionale che è partita appunto come sindaco della città di Pontedera.
È stato importante perché Giacomo Maccheroni in tutta la sua vita, anche fino agli ultimissimi momenti, appunto prima della sua scomparsa, ha vissuto le istituzioni, la politica con un grandissimo senso civico. Non ci ha mai fatto mancare, anche come comunità, il suo contributo, la sua presenza, il suo supporto, dandoci, e qui oggi, come dire, è stato ricordato a più riprese, trasmettendoci quei valori della politica, come dire, reale, quella vicino ai cittadini, le istituzioni che devono mantenere una presenza costante, devono affrontare un lavoro di ascolto costante all'interno delle comunità, nel nostro caso della nostra città, ma appunto è una modalità che ha portato avanti anche poi come Presidente del Consiglio regionale e come parlamentare successivamente. Questi valori sono quello che ci portiamo insieme appunto al suo ricordo e insieme agli insegnamenti, ecco, che ci ha lasciato rispetto anche al metodo, cioè a come si fa la politica, a come si sta all'interno delle istituzioni. Quindi ecco, l'ingraziamento sincero va al Consiglio regionale, al suo presidente Antonio Mazzeo, al presidente Gianni, perché è importante, come dire, tenere unito anche questo, mantenere questo filo tra istituzioni che è poi che poi si ripercorre nella vita stessa di Giacomo Maccheroni. Giacomo è una persona complessa da raccontare in pochissimo tempo, ma è un politico di razza, un politico della Prima Repubblica, che ha rappresentato per la città di cui è stato sindaco per 10 anni, per la regione di cui è stato presidente e per il Parlamento, una figura di riferimento veramente importante. Ha avuto un excursus politico importante, ma l'ha interpretato sempre con un piglio, con un carattere, con una decisione, ma anche dall'altro lato anche con un'innovazione, prendendo una serie di provvedimenti e avendo delle visioni molto, molto, molto avanti rispetto ai tempi che viveva. Ecco. Quindi una figura importante, complessa e che è ancora tutta da studiare. Presentato al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, il premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, edizione 2024. Il premio, promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana, è finalizzato a sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, in particolare promuovere l'iniziativa giovanile. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 12 novembre. È una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Sono felice che quest'anno, e ringrazio Confindustria, un partner eccezionale con cui stiamo sviluppando insieme ormai da diversi anni il premio Innovazione, e ringrazio Paola Castellacci per aver dato la disponibilità a presiedere il comitato che valuterà le proposte che arriveranno, e a loro davvero voglio dire grazie perché insieme stiamo provando anche a mandare dei messaggi positivi. Questo dovrebbe essere il modo con cui si costruiscono anche le politiche industriali del nostro territorio, in cui le politiche economiche perseguono gli obiettivi di una regione che si pone, mi scusate il gioco di parole, l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Sosteniamo con forza, come avete già sentito dalla Presidente, che è di Confindustria, la partnership con la regione per questo premio. È la 7ª edizione, siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG,
e quindi molto importante, è un tema che farà, che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere queste iniziative e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Partecipando al premio, che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle start-up innovative di tutta la regione toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15.000 euro, anche più piccoli di 5.000 euro, e soprattutto a occasioni di visibilità. E quindi partiamo già oggi con le attività che vedranno anche la costituzione della commissione giudicatrice, quindi di questo organismo molto importante, che è formato da illustri e autorevoli esponenti del mondo accademico e industriale, che andranno a giudicare i progetti e che entro la prima metà di dicembre daranno subito risultato a tutte le imprese, che ci auguriamo tante che possano e vogliano partecipare a questa occasione. Io sono sempre stupita di quanto ci siano aziende di tutte le dimensioni, quindi dalle start-up alle aziende più grandi, che stanno lavorando su temi di frontiera, su progetti anche internazionali, e quindi penso che anche questa edizione sarà una bella sfida e invito appunto tante imprese a partecipare per condividere lo stato dell'innovazione della nostra regione. Due fine settimana dedicati a enogastronomia, tradizioni e cultura. Torna la festa della castagna e del marrone DOP di Caprese Michelangelo, giunta alla 54esima edizione. La manifestazione è stata presentata al Media Center Davide Sassoli di Palazzo del Pegaso, con gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e del consigliere Vincenzo Ceccarelli. È un modo per conoscere uno dei borghi più belli della nostra regione, è un modo per poter conoscere anche le qualità organolettiche del marrone, della castagna, è un modo per potersi appassionare e avvicinare anche a territori forse meno noti, ma tra i più belli della nostra regione. Questa manifestazione è importante e la dimostrazione è che è arrivata alla 54esima edizione. È una bella vetrina per il prodotto principe di Caprese, vale a dire il marrone DOP, ma è un appuntamento che dà spazio a tantissime altre iniziative. Questo è un appuntamento che è rivolto alla Toscana tutta, all'Umbria che è lì limitrofa, e è un'opportunità per godere di un territorio che dal punto di vista ambientale e paesaggistico è meraviglioso, e poi abbinare l'enogastronomia siamo veramente al top. Alla presentazione sono intervenuti il consigliere comunale con delega al turismo del comune di Caprese, Simone Palermo, Laura Cangi del comitato organizzatore e Fabio Santioni della cooperativa agricola forestale Valle Singerna. È un'occasione per il paese, diciamo, che tradizionalmente racchiude diverse tipologie di eventi, quindi dagli stand dove si potranno gustare appunto i prodotti a base di castagne, di marrone DOP, a quelli che poi sono gli eventi anche più, diciamo, prettamente culturali, che si terranno principalmente in quella che, diciamo, il fulcro del paese, del nostro territorio, che è il castello che ospita il Museo Casa Natale di Michelangelo. Saranno 4 giorni intensi in cui ci saranno diverse attività che appunto noi non vediamo l'ora, diciamo, di proporre al pubblico che verrà a trovarci. Il format è questo: da 54 anni abbiamo una festa che racchiude in sé molti eventi culturali, sportivi, enogastronomici. Aggiungo un evento molto importante della nostra polisportiva, che è partner principale dell'organizzazione, che è il Brescia Bike, una passeggiata tra i boschi di Caprese con le biciclette, con il mountain bike,
e aggiungo un'area mercato molto interessante fatta di prodotti enogastronomici del territorio, dove scopriremo anche molti tesori del territorio di Caprese Michelangelo, perché abbiamo diverse aziende che propongono anche delle cose interessanti, rielaborando la castagna che poi è la vera regina della festa. Noi facciamo circa 120 soci che portano il prodotto in questa cooperativa. Noi come cooperativa lo lavoriamo, lo mettiamo, diciamo, lo trattiamo, gli facciamo la sezionatura e lo commercializziamo. Naturalmente abbiamo la DOP da oltre 20 anni, da circa 20 anni, e la DOP a noi ci ha comportato, diciamo, un grossissimo lavoro. Siamo adesso forse ai primi frutti, ai primi risultati, e abbiamo circa 12-13 conferitori DOP. Per essere conferitori DOP naturalmente c'è tutta la trafila che ci deve essere, però noi, come sempre, come cooperativa, trattiamo il prodotto, lo vagliamo e naturalmente lo insacchettiamo, quindi questo ci serve per entrare sui mercati. Iniziamo la nostra strada verso, diciamo, il futuro della castagna di Caprese Michelangelo.